Ben ritrovati. Lasciate le stupende cascate e la ingegnosa macchina lavatrice primordiale in Malcopernovo, facciamo rientro alla nostra base in Atopol. Durante la stagione estiva qui vi si trovano alloggi in affitto un po' ovunque. Ci sono bungalow e villette, appartamenti e stanze, ma chiaramente anche alberghi. I turisti che si incontrano sono per la maggior parte bulgari, ma quest'anno ho riscontrato anche una buona presenza di francesi, olandesi e tedeschi. Italiani in una percentuale minima. Il giorno è ancora illuminato dal sole e una volta rinfrescati e ristorati decidiamo di scendere la scogliera sulla costa qui vicino e andare a rilassarci sulla piccola spiaggia fino al tramonto. Dalla scogliera si ha una ampia veduta sulla costa e pur essendo pomeriggio inoltrato, la pietra ha ancora una temperatura piacevolmente calda. L'acqua qui è talmente trasparente da mostrare i diversi colori delle pietre nel fondale. Sotto la scogliera vi si trova una piccola spiaggia sassosa e appartata, da dove è possibile ammirare il tramonto del sole fino a vederlo scomparire dietro i contorni della terra. Io mi sono portata dietro un libro molto interessante da leggere sull'argomento in tema al santuario di Beglichtesh, meta delle nostre escursioni in questo viaggio. La stirpe del serpente, del professore Serafino Massoni, il famosissimo teleblogger di YouTube, che tratta il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ma prima di andare a sedermi a leggere, ho raccolto in acqua questi mini dolmen e ho composto anche io il mio piccolo pezzo d'arte per la spiaggia. Un piccolo Beglichtesh. Tutto il mondo è il mio corpo, e tutto il mio corpo è un tempio risonante di milioni di voci, ognuna delle quali è la mia voce, e milioni di sentieri ognuno dei quali conduce a me. Ognuno di voi sarà una luce nel mio tempio, nessuna più luminosa dell'altra. Ognuno con la sua propria luce, ognuno con la sua propria fiamma. E tutti assieme illuminerete il mondo e penetrerete con la luce anche nei luoghi più oscuri, affinché anche le ombre risplendano della mia gloria. Perché io sono la grande Dea, la custode del cielo e della terra. Colei che è nota con 10.000 nomi. Diana è uno di questi, e nel piccolo centro in Atopol troviamo logicamente anche un locale che porta il suo nome.
Qui, oltre a poter accedere gratuitamente a internet e trovare ristoro con cibi locali durante tutto il giorno, avrete il piacere di venire anche serviti da una cameriera a piedi scalzi. In preparazione alla prossima escursione al santuario di Beglichtesh, in cui abbiamo intenzione di fare un giro più esteso nei dintorni, ci concediamo oggi anticipatamente un giorno di assoluto riposo. Vogliamo essere riposati bene e in forza, per poter affrontare la prossima avventura che già sappiamo sarà ardua. La spiaggia turistica di Sinemorez è un luogo adatto. La sabbia è fine e pulita. Vi si trovano tutti i servizi che si possono desiderare, compreso posti di ristoro ogni 150 metri e pur essendo ben visitata non è troppo affollata. Qui si trovano lo spazio e la pace per passare una rilassante e salutare giornata in riva al mare. Massaggio compreso. I migliori massaggi in spiaggia li fa Giorgio, un insegnante locale di atletica leggera, che durante l'estate arrotonda lo stipendio lavorando qui in spiaggia come massaggiatore. Dal massaggio delle fasce muscolari doloranti al massaggio tonificante o rilassante, fino al massaggio drainante e anticellulite, Giorgio li offre tutti. Mezz'ora o un'ora, da lui c'è sempre qualcuno in trattamento. Io con la mia gamba pure, sono qui per la terza volta. A lui chiediamo anche informazioni particolari sul giro che ci proponiamo di fare. Oltre a queste, da lui potremo comprare come souvenir, ma preordinandolo, del miele dalle colonie di api che vivono nella foresta della Strandzee che viene prodotto proprio dal sindaco di Sinemorez. Alcuni giorni fa, dopo la cavalcata al santuario della Traccia sugli scogli della baia di Silistar, eravamo venuti in uno dei chioschi che si trovano qui all'inizio della spiaggia a rinfrescarci dalla sete, e avevamo visto che la cameriera lavorava a piedi nudi. Qui lo fanno tutti, ragazzi e ragazze, e non solo perché ci troviamo in spiaggia. Vi avevo anche promesso che ne scopriremo il motivo. Il motivo reale, mi diranno, è che il terreno sotto lo strato di sabbia contiene moltissimo ferro. Dovendo scendere spesso sul terreno nella terrazza per il servizio, i loro piedi diventano neri e qualsiasi tipo di calzatura si rompe in tempo da record. Questi sono i piedi di uno dei ragazzi che lavora qui e che oggi ha fatto servizio sotto nella terrazza. E qui potete vederne il risultato. Noi finiamo di goderci la giornata di riposo assoluto aspettando il tramonto e gustandoci una pizza e una birra fresca in riva al mare.
Da qui vi saluto caramente e vi do appuntamento alla prossima avventurosa puntata. Ciao!